E a questo punto, visto che la cosa è molto improvvisata, che facciamo? Posso fare il mago, ma non... E a questo punto c'era preventivato, avevamo preventivato un break musicale, ma... Vedo che, scusate, sono gli inconvenienti. E avevamo preventivato un break musicale, ma il break musicale c'è. C'è preventivato e c'è, perché avevamo qualche problema, c'è chi era sotto la doccia ancora, ma sembra che adesso si siano tutti ben puliti e siano pronti per suonare. Sono dei ragazzi di Appignano, dei ragazzi veramente che amano la musica, dei ragazzi che da sempre fanno musica. Alcuni di loro li avete visti qua su sul palco ieri sera a suonare con la banda, a dimostrazione del fatto che fra musica leggera, musica classica, musica sinfonica, non c'è poi molta differenza. Ciò che conta è amare la musica e essere presenti in queste situazioni. Vi ringraziamo con un bel applauso il Quartiere Latino. Siccome che la cosa è improvvisata, devono montare gli strumenti, poi devono organizzarsi, allora che facciamo? Ah, presento i componenti del complesso, giustamente, che fortuna che ho la prima fila che mi suggerisce quello che devo fare. Allora, un gradito ritorno a Pignano, è parecchio che non ci vediamo, lo conoscete certamente tutti, anche lui fa parte, l'ultimo rampollo di una famiglia di grandi musicisti. La madre la vedrete poi qui sul palcoscenico, si esibirà, canterà, Luciano Battaglia. Bravo. Luciano ha una passione per il pianoforte che coltiva praticamente da bambino, fin da quando era bambino. A che età hai iniziato? Ho iniziato con la tromba seconda elementare, quindi 7 anni, poi 12 anni pianoforte. E adesso continui oppure preso dal vortice del denaro hai lasciato la musica? Preso dal vortice del denaro, del lavoro. Preso dal vortice del lavoro, abbandonato la musica. Il bassista che abbiamo visto esibirsi con il complesso, che poi rivedremo anche dopo, si chiama? Romualdo. Romualdo, il cognome, scusami, prima non l'ho detto. Il cognome è simile alla mia mole, Cappelletti. Cappelletti per... forse per la voracità con cui divori i cappelletti. Mi arrangio. Ti difendi, anche tu quanto tempo è che sono? Io non mi ricordo manco se sono stato piccolo, perciò mi pare da nato comunque. Una vita dedicata allo strumento. Sì. Poi qua dietro non so se ci arrivo, comunque lo conoscete benissimo, un abitante del centro storico, quindi ci voleva un rappresentante del centro storico in questo... Un appunto su Giacomo. Giacomo è quello della doccia, l'abbiamo aspettato, era lui che sarà andato a fare la doccia. Probabilmente approfittando della vicinanza di casa, addirittura potevamo anche portare la doccia sotto le logge. Giacomo, quanto tempo è che suoni? Vieni a rispondere qua per cortesia. Prova, sì. 4 anni, 5. 4 anni e in questo momento coltivi la passione oppure anche tu c'hai il lavoro che... Lasciato alle erbacce, via. La passione alle erbacce. E Luca, adesso l'intervista a Luca bisogna che gliela faccio, perché nella famiglia Bronzi si verificano cose strane. Ognuno prende una cosa e la fa sua, cioè per esempio la famiglia Bronzi, il ramo e Luca ha preso tutta la passione musicale, dalla parte nostra sono rimasti stonati e quindi io l'ho rimproverato sempre per questo fatto. La vostra è una famiglia di grandi musicisti, la nostra ci arrangiamo nel canto, più che altro mamma quando cucina, ma per il resto non è che sappiamo fare poi molto. Quindi ti volevo dire, la tua passione per la musica, come è nata, come la coltivi, come la porti avanti? Qui, è lo stesso. E dunque, è nata tanti anni fa, avevo 11 anni e suonavo nella banda, l'Ottavino. Tuttora suono nella banda, ma un altro strumento, il sassofono. Ma voi siete polivalenti, potete suonare tutto, non è che... Ho visto Patrizio di sei piatti, cioè... Io mi sono anche offeso, cioè, perché io anche le maracas qualcosa potevo fare, insomma, per onorare, farmi il ramo, l'altro ramo, però non sono stato accettato. Ti volevo dire, tu componi anche canzoni, ho sentito anche molte tue canzoni, e quante ne hai scritte? Dall'inizio tantissime, ma che ho continuato e che abbiamo continuato con il gruppo, molto poche. So che tu sei anche iscritto alla SIAE. Sì, dall'anno scorso. Quindi potresti anche avere un futuro, voglio dire. Speriamo. Un grande futuro. Se ci fosse qualcuno interessato qui presente. Beh, sicuramente un centinaio di dischi rischi di venderli a Pignano, anche perché la famiglia Bronzi è numerosa, quindi qualcosa compreremo senz'altro.
come al solito qualche problema, è sempre in agguato.